Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, video numero 79, no giusto, stavo dicendo 59, no, siamo al 79esimo episodio signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie, al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e ci stiamo provando ad arrivarci, nel senso io ci sto mettendo il massimo dell'impegno. Tutto dipende da voi signori, basta cliccare il pulsantino segui, il pulsantino appunto per seguire e anche condividere il video, quello mi fa anche bene. Se volete lasciare dei commentini sono sempre pronto a leggere e a rispondervi. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi andremo a cercare il Nether. Allora, io mi sono già preso le mie nuove Ender Pearl, così siamo belli tranquilli. Ieri non trovavo le Ender Rod perché le abbiamo messe qua, nella zona degli incantesimi. Me l'ho completamente dimenticato, sono qui dentro, signori. E ne avevo 47, non ce ne serviranno mai così tante, ce ne bastano manco 12, dai, facciamo 6. E 3, 9 va bene, anche se 9 già so pure assai, perché poi queste me ne danno 2 l'uno, quindi va bene, quindi io direi signori, l'ender per così non ci servono a nulla, no? No, non ci servono decisamente a nulla, quindi andiamo un attimino qui nella nostra crafting table che non serve decisamente, ma cosa sta cucinando? Ah, la carne, ok. C'è ancora fuoco? Sì, allora aspetta, cuociamo qualche altra, tiè, cuoci quest'altra bisteccozze, mettile qua. Quante ne vuoi cuocere, ne cuoci. Bella così. Bella signora, ci siamo fatti un bel po' di carne. Allora, qui queste le trasformiamo. Trasformiamo tutte. Ma io direi, facciamo così, signori. Ne trasformiamo 6. 3 ce le teniamo, però 3 ce le portiamo. Ce li portiamo. Nel dubbio ce li portiamo. Ci portiamo anche il lettino, che non so dove ho messo qui il nostro letto bianco da campeggio. La carne ce l'abbiamo, le frecce ce l'abbiamo, queste ce l'abbiamo. Ci portiamo anche il piccone con un tocco di velluto, perché signori, per puro caso riusciamo a trovare lungo la strada delle tartarughe. No, ci portiamo a casa anche le uova di tartarughe. Le missioni possono cambiare da un momento all'altro, costo 1, costo 2. Va bene così. Porca miseria, abbiamo perso la. Mettiamo un blocco di terra per ricordarci che qui dobbiamo metterci la nostra anvil. Dove l'ha messa? Qui? Sì, va bene. Qui un giorno c'era la nostra anvil. Un giorno. Ora non ci sta più. No, era messa più dietro. Che cazzo la fai, mouse? Era messa qua, sì. Era messa lì. Perfetto. Allora, i blocchi di terra ce l'abbiamo. Le torce ce l'abbiamo. Il carbone ce l'abbiamo. Il ferro ce l'abbiamo. La strumentazione ce l'abbiamo. Le nostre perle ce l'abbiamo. Signori, ne abbiamo 6. Spero che non si distruggano tutte subito. E incrociamo le dita, signori. Siamo pronti a partire. È quasi notte. È quasi notte. È quasi notte. Allora, direi a questo punto di aspettare che l'alba, signori. Ormai faccio un breve taglio. Aspettiamo che sorge la nuova giornata. Facciamo un po' di giardinaggio, di pulizia generale. Ah, vedete, ecco. Meno male che non siamo partiti subito, signori. Dobbiamo portarci l'ossidiana. Così facciamo un portale per tornare. E torniamo, se siamo molto distanti, torniamo dal Nether. Intanto le coordinate del Nether ce l'abbiamo. Torniamo da quel lato di lì, ecco. L'ossidiana ce la dovremmo avere perché ieri comunque ne abbiamo scambiata un bel po'. Ne abbiamo scambiata un bel po'. Quindi diciamo che qui che cazzo ci stanno le carote? Niente. E quindi diciamo che ossidiana ne dovremmo avere in maniera aiosa. Questi semi li eliminiamo facendo un semplice gesto così sul bordo della nostra base, che facciamo così, guarda come spariscono. Perfetto, spariti i semi. Noi abbiamo già fatto mezz'ora di video senza che abbiamo fatto assolutamente nulla, però va bene. Allora, l'ossidiana ne abbiamo 6 blocchi qui, che non ci bastano mai nella vita. 6 blocchi, 6 blocchi di ossidiana non ci bastano proprio mai, perché il portale deve essere fatto almeno di 10 blocchi. Minimo, minimo. Ne abbiamo qualcuno qui a casa buttato, perso, dimenticato, cancellato, ma in quale cesta questo? Ah, boh, non ne ho più pallida idea, signori. Abbiamo sistemato, ma non ricordo niente dove abbiamo messo le cose. Qui non penso, tanto dovevamo aspettare che arrivasse la notte, quindi
Diciamo che è un po' una perdita di tempo questa che stiamo facendo, però ha un fine, ha un fine. E il fine giustifica sempre i mezzi, signori miei. Ricordatevi che il fine giustifica ossidiana, altri 6, perfetto. Ci bastano, 10 ci bastano, l'accendino ce lo portiamo pure. Ok, ora siamo carichi. Carichi come se non ci fosse un domani, signori. Carichi come se non ci fosse un domani. Andiamo a dormire, recuperiamo le energie. E partiamo per la ricerca della fortezza, signori. Sì, perché dobbiamo dare una svolta, signori, una svolta a questa serie. Ci stiamo avvicinando all'episodio 100 e quello sarà tanta roba. Riesco a... Ok, niente, mi era partita la cosa per scrivere. Va bene, io direi che da questo punto possiamo lanciare la nostra prima... Il nostro primo occhio di drago, praticamente lanciamolo. Dov'è? In quella direzione là. Ti prego, non ti rompere. Ok. Ok. Non si è rotto, ma non ho capito dove cazzarola è caduto. Dove è caduto il mio occhio? 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 Abbiamo già malamente perso il primo occhio? No. Eccolo qua, ok. Quindi in quella direzione là, signori. Partiamo. Non abbiamo paura di nulla, non abbiamo una barchetta, ecco, ci siamo dimenticati di portarci una barca per l'eventualità di passare i mari e oceani e laghi. Va bene, non ci torno a casa, ormai siamo partiti per l'avventura, signori. Ora allora, distruggiamo un albero e ci pigliamo... Distruggiamo un alberello e con il legno ci facciamo la barchetta, signori. Pronti all'esplorazione, pronti all'esplorazione. Allora... Sapete che vi dico, io lo rompo subito l'albero così non se ne parla più. La barchetta ce la facciamo in una maniera velocemente. Ok, perfetto. Lui ha detto in quella direzione di là, quindi... sì. Eh sì. Proviamo ad andare di là, signori. Posso portarmi anche i secchielli così potevamo riuscire a beccare altri... Qua intanto gli squid ci sono. Se dobbiamo fare le pecorelle nere, quelle, le pecorelle nere smarrite, le possiamo fare. Ma non oggi. Oh, ciao, Creeperino. Maledetto a te e chi non te lo dice pure. Dove stai? Stammi lontano. Bravo, così. Vedi, hai capito tutto, ha capito tutto. Allora, proviamo a continuare ad andare in questa direzione di qua, come dava lui da segnale. Direi che non è il caso di lanciarne un altro adesso perché non abbiamo minimamente fatto neanche mezzo metro di strada. Quindi andiamo, continuiamo, continuiamo. Questa zona l'avevamo già esplorata. Non a fondo, però. Altro scheletro. Ma tutti questi mob. Aia! Così impari. Lì devi bruciare male pure. Ok. Mangiamo. Dove cazzo stanno le mie bistecche? Ok, mangio. Sentivo anche dei ragni, ma di giorno almeno i ragni non dovrebbero infastidirci. Ok. All'avventura. All'avventura. Speriamo che non sia troppo lontano. È un parolone perché dico sarà sicuramente lontano rispetto a casa nostra, però che non sia combinato male per tornare dal Nether, perché sennò già la fortezza del Nether ce l'abbiamo in culonia praticamente, che non ci possiamo, ci dobbiamo andare proprio per disperazione ci possiamo andare, anche se un giorno dovremo tornarci per un discorso di teste del Wither. Un giorno dovremo tornarci a cercare le teste del Wither, signori. Allora, ne tiriamo un'altra? Ma anche no, continuiamo ad andare, continuiamo ad andare. Tanto la direzione dovrebbe essere... la mossy cobblestone. Interessante questa, però la lasciamo qua. Le bacche! Queste me le porto, signori. Queste non ce le abbiamo a casa. Le bacche importanti. Ok. A noi tutte queste cose frega niente? No. Le bacche sì. Potremmo fare una zona con le bacche, carino. Forse qua non ce l'avamo mai venuti, signori. Questa è tutta zona per
Di nuova esplorazione. Di nuova esplorazione. Allora, io potremmo anche trovare tipo, che ne so, uno di quei templi persi qua dentro, con quelli con le... Porca paletta ambriaca! Ma di che cazzo ne stiamo parlando? Spettacolo! Ma a me non mi interessa. Non mi devo fare distrarre e ingolosire. Signori, ne lanciamo un altro. No, ne lanciamo un altro il cavolo. Se va in quella direzione e cade là sotto, non la recuperiamo più. No, 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 no. Spostiamoci un pochetto. Andiamo in una zona un poco più sicura e tranquilla. Facciamo un pilarone. Saliamo verso l'alto e capiamo dove va a finire la nostra Enderpearl. Perché se no, se finisce in quel buco là sotto non la recuperiamo più. Ok. Proviamo. Via. Ok, in quella direzione là dobbiamo continuare ad andare. Ok, recuperato. Ci ho messo un attimino. Ho disboscato mezza foresta, ma l'ho recuperata, signori. Enderpearl recuperata. Allora, ci diceva sempre di andare in quella direzione là. Quindi continuiamo ad andare di là. Attraversiamo questo canyon enorme. O quantomeno cerchiamo di... Ok, qui si chiude. Un giorno potremo venire a esplorarlo, un giorno, ma non oggi. Abbiamo un obiettivo molto più importante. Questa è quell'altra terra particolare, può essere? No. No, sempre... Sì, terra brulla. Terra brulla. Ah, che nome strano, terra brulla. Va bene, ci interessa la terra brulla? No. Sappiamo dove trovarla? Sì. Torneremo un giorno a prenderla? No. Perché non ci serve a una cippa di nulla. La terra brulla. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora. Quanta cobblestone con i cosi che c'è. Impressionante. Ma è enorme. Questa zona comunque non l'avevamo mai esplorata, signori. Qui non c'eravamo ancora mai arrivati. Questa zona è completamente tutta nuova. Ripeto, mi piacerebbe trovare un tempio, ma per prendere le coordinate e tornarci un altro giorno. Non certo per lavorarci ora. Mi dispiace aver trovato solamente una bacca. Fare una farm di bacche con una sola bacca non ha molto senso. Ce ne servono magari più di una. Così non concludiamo nulla. Sapete cosa sarebbe grazioso? Che praticamente troviamo la fortezza. Costruiamo il portale del Nether, torniamo nel portale del Nether e sbuchiamo dentro una fortezza del Nether. Sarebbe l'apoteosi. Sarebbe l'apoteosi. Allora, continuiamo ad andare un altro poco. Sono poi in una zona abbastanza tranquilla. Tranquilla, troppi alberi per i miei gusti. Decisamente troppi alberi, però per i miei gusti va bene. Va bene. Cosa cazzo ho detto? Sto appena detto che per i miei gusti ci sono troppi alberi. Perché ho detto per i miei gusti va bene? No, ci sono troppi alberi, cazzo. Dai, dai. C'è una zona in cui c'è un po' più di slargo? Che proviamo a tirare un'altra ender pearl? No, mi sembra esagerato. È che non so minimamente dove cazzarola sto andando. Non so minimamente dove cazzarola sto andando. Cosa sei? No, un villaggio, signori. No, spettacolo, abbiamo beccato un villaggio. Mi interessa? No. Andiamo avanti, signori, abbiamo un obiettivo, uno e un unico solo obiettivo. Tra l'altro la mia sinistra mi sta laggando un attimino perché sente sta caricando biomi nuovi. La volpe, ci stanno pure le volpi, dai, che si è mangiato un pollo. La volpe che si è mangiato un pollo, potremmo portarci una volpe a casa? Sì, lo potremmo fare, lo vogliamo fare? No. Dobbiamo trovare l'obiettivo. Qui c'è sta la neve, bene, ottimo. Comunque da questa zona qua sicuramente ci siamo già passati. Quando proviamo a tirare un'altra ender pearl, signori, che sicuramente si romperà, ne sono certo che si romperà, ma noi rischiamo. Dov'è? Di là. Oh, non si è rotta. E dove cazzo è finita? Ma perché perdo sempre le mie ender pearl? Mannaggia. Ma no, qua, ok. Allora, dobbiamo andare in quella direzione. Ok. Però si sta anche facendo notte, quindi io direi approfittiamo per dormire. L'ho portato il lettuccio, sì, ok. Dormiamo velocemente. Dai, è così. Punto di rinascita rigenerato, ma non possiamo fare altrimenti. Io il lettino l'ho messo così, quindi dobbiamo andare in quella direzione.
Questo ci dice la Enderpearl e questo noi facciamo. Mi sta tirando anche delle lagate? Sì, mi sta tirando delle lagate, ma non ci interessa, signori. Spada in mano e andiamo. Secondo me siamo vicini. Secondo me siamo vicini, signori. No, non siamo per niente vicini a casa. Qua sotto c'è una Lace Cave. Ottimo, ottimo. Interessante questa cosa. Secondo me siamo vicini. Siamo vicini. Non vicino a casa perché siamo a chilometri e chilometri. Devo vedere un attimino come fare per raggiungere velocemente questa zona perché è un grosso bordello. Qua c'è sta il lago ghiacciato e alla mia sinistra forse ho visto anche gli iceberg. Sì, alla mia sinistra ci stanno anche gli iceberg. Bene. Sempre peggio, sempre peggio. Ma direte perché sempre peggio? Dai, non essere così. Così pessimista, no, lo sono signori, perché ci stiamo andando in zone completamente. Qui come cazzo la salgo io? Mi devi fare. Allora, puliamo tutto qui, perfetto, così io recupero. Ah, perfetto! Se la nostra fortezza è sotto il ghiaccio, io rido, signori. Se la nostra fortezza è sotto il ghiaccio, io rido. Proviamo a tirare il nuovo Ender Pearl. Secondo me è qua sotto, secondo me è qua sotto, signori. E io rido tantissimo, e io rido tantissimo se è qua sotto. Sabbia, ghiaccio e iceberg. Va bene, abbastanza strana come situazione, però non ci facciamo troppe domande. Proviamo a tirare nuove, signori. Qua siamo belli larghi, vai! Cazzarola, dobbiamo ancora andare avanti, anche di tanto. Non ti rompere, non ti rompere, non si è rotta, bello così. Continua, va bene, signori, faccio un breve taglio. Faccio un breve taglio e ci vediamo appena ho la fortezza sotto i miei piedi. Signori, allora ce la dovremmo avere. Dovremmo avere la fortezza, signori. Perché ho tirato l'Enderpearl e l'Enderpearl mi va di qua. Quindi rischiamola di nuovo, rischiamola di nuovo. Sì, va qua sotto l'Enderpearl, signori. Quindi mi sa che stavolta si è proprio rotto del tutto, però va bene. Dovrebbe essere qua sotto, signori. Forse ci siamo. Signori, l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Mi è costato 3 Ender per praticamente per trovare il punto preciso di dove cazzarola fosse la nostra fortezza, ma l'abbiamo trovata, signori. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ok. Calma e sangue freddo. Pronti per l'obiettivo, signori? Pronti per l'obiettivo? Sbam! Abbiamo l'obiettivo, colpo d'occhio, dagli così, dagli così. Allora, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Siamo dentro la fortezza, abbiamo trovato la fortezza, signori. Torce come se non ci fossero domani. Noi siamo arrivati di qui, ok. E signori, per questo video noi ci fermiamo qui. La fortezza l'abbiamo trovata, il video è stato lunghissimo. Domani la esploreremo cercando le librerie, cercando il portale. Vediamo come ho combinato. Faremo il portale del Nether per tornare a casa e poi ci organizzeremo per andare a uccidere il drago, signori. In che video? Non lo so, signori. Con calma, con calma. Questo è il centesimo, questo è il centesimo. Andiamo a uccidere il drago. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!